Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Vi ho fatto vedere un pochettino, ragazzi, che cosa riesco a fare in maniera figa, anche se non sono stato... Non ho fatto vedere praticamente tutto, ho fatto vedere alcune cose, molte cose non le potrete capire perché questa è la visuale del Dungeon Master. Dalla visuale dei giocatori le cose sono anche diverse. Fatto sta, ragazzi, il fine di questo video è: voglio farvi vedere che cosa si può ottenere se Foundry viene implementato di tutti quei moduli, tutte le cose fighe. E la differenza che c'è tra un Foundry iniziale, praticamente senza moduli installati, e poi con i moduli. Quindi vi ho fatto vedere quelle che sono le automazioni, quelli che sono gli effetti visivi, gli effetti sonori, come mi automaticamente mi parte la musica da fight, che posso scegliere anche di scena in scena. Ora, il fine di questo video è rispondere ad alcune domande. 1. Questo tipo di impostazione che ho messo io non è finalizzata solo al gioco per poter giocare, è finalizzata anche a un sistema di regia. Io streammo per l'appunto il GDR e quindi ho installato dei moduli o delle visuali fatte apposta, delle UI eccetera eccetera, che sono finalizzate per l'appunto a far vedere il gioco, quindi renderlo snello, veloce e ottimizzato per togliere più momenti morti possibili, in modo tale che non devo stare là a dire ok, prendo l'immagine, apro quello, faccio quest'altro eccetera eccetera, tiro, ok, tic, clic, clic. No, io voglio la velocità, assolutamente, è una cosa a cui ci tengo tantissimo, ma proprio per un discorso registico, appunto in streaming togliamo quei momenti morti che secondo me non ci stanno. Come dico sempre, se c'è un silenzio è perché ci vuole essere un silenzio, ma se il silenzio è dato da là, non trovo il prompt sulla scheda, non lo so, cioè per uno spettacolo io eviterei. Fatto sta, cosa voglio farvi vedere? Voglio rispondere a questa domanda: cosa ti serve, per cosa lo fai, ma soprattutto, ma Felice, ma tu quali moduli utilizzi? Ora, sappiate che è anche il motivo per cui non ho continuato subito con i successivi video, ne avevo registrati un paio ma l'ho dovuto cancellare perché ci sono stati un sacco di aggiornamenti per quanto riguarda la partnership ufficiale tra Foundry VTT e Dungeons & Dragons. Quindi, adesso che cosa sta succedendo? Che ho dovuto aspettare che alcuni moduli fossero aggiornati per essere compatibili con la nuova edizione, in modo tale che possiate vedere per l'appunto la nuova scheda che adesso tendo a utilizzare, con tutti i privilegi, con tutte le cose fighe che sono diverse rispetto a quando stavo iniziando a registrare. Quindi ho voluto aspettare, vedere che tutto funzionasse e adesso ci siamo. Quindi ragazzi, quali sono i moduli che io tengo attivati? Ora, alcuni di voi avranno un infarto, perché se vado a gestisci moduli vi faccio vedere che al momento io ho 109 moduli installati, di cui 76 attivi. Ora, è un'installazione esagerata, cioè sono io che ne sto installando a pacchi, a palla, perché voglio cose molto eccetera eccetera, però sappiate che a me gira tranquillamente, anche perché non metto la qualità in ultra, quindi a me va benissimo. Io, facendo appunto questa cosa qua, io c'è scritto esporto elenco dei moduli attivi, metterò in descrizione la lista dei miei moduli, fra quelli che sono installati, disinstallati, attivi, disattivati, eccetera, eccetera, così che voi possiate installare anche i moduli che utilizzo io. Volevo fare un video dove vi dicevo appunto modulo per modulo che cosa serve, ma questo lo farò più avanti. Il fine di questo video è vedere la differenza che c'è tra un Foundry vuoto, quando faremo appunto Foundry pezzo per pezzo, e dall'inizio a quando ci aggiungiamo un modulo, ce ne aggiungiamo un altro. Adesso voglio soltanto farvi vedere quelli che sono i moduli per me più, tra virgolette, utili, più importanti, quelli che io utilizzo sempre, semprissimo. Come detto, vi esporto la lista così che possiate vederli. Tanto per cominciare, io da qua ho una lista di tutti i moduli che utilizzo. Ad esempio, tra i più importanti per me, questo Advantage Reminder for D&D 5e, questo mi dice occhio che c'è vantaggio perché c'è sta cosa qua, quindi la ritengo una cosa molto utile. Always Centered mi consente di seguire il token, questo è anche per un discorso di regia. Always HP è praticamente questa barra qua che mi consente di togliere e mettere punti ferita velocemente su qualsiasi token. Poi vabbè, l'Archangel Compendium, ci farò un video apposta, perché l'Archangel Compendium, ragazzi, è quella cosa che a noi ha svoltato. Grazie a questo noi, vabbè,
poi ci farò una cosa apposta. Le automazioni delle animazioni, avete visto gli effetti visivi? Perfetto, assieme a un altro modulo che appunto più avanti mi comparirà, ve lo faccio vedere, ci saranno gli effetti sonori e gli effetti visivi per ogni incantesimo, ogni privilegio, armi, eccetera, eccetera. Sicuramente Automated Evocation, quello mi fa mettere per l'appunto le evocazioni automatiche, così come il carosello. Alcuni mi hanno chiesto: ma come si chiama quel modulo dell'iniziativa? Quel modulo è meraviglioso, ragazzi, l'ha fatto The Ripper, che io consiglio, metterò il link dei suoi moduli, ragazzi, sia quelli gratis che quelli a pagamento, perché fa delle cose che a noi hanno svoltato in una maniera incredibile. Quindi un saluto a The Ripper, ci ha aiutato tantissimo e grazie per tutto il lavoro che fai. Combat Booster, che ci mette ad esempio alcune cose fighe come i suoni, oppure far vedere a chi tocca. Ecco, D&D 5 Animation è quello che ti mette tutte le animazioni di tutti gli effetti visivi e sonori. Di Fred's Convenient FX è una cosa che nel momento in cui io metto un effetto di stato, invisibile, prono, paralizzato, in automatico i tiri vengono fatti con vantaggio, il tiro col critico se sei paralizzato, e se sei invisibile allora ti metti in automatico delle cose. Insomma, è una cosa davvero incredibile che funziona perfettamente con un altro modulo che per me è estremamente importante, il Midi QL, che al momento è in la fase compatibile con l'ultima versione di D&D, è in beta testing perché lo stanno aggiornando, ma io lo sto seguendo, sono sul loro server Discord, sono iper disponibili. Questo MIDI-QL è il vero core che io utilizzo perché ci automatizza praticamente tutto. Casto un incantesimo, quell'effetto me lo viene fatto in automatico, è una cosa davvero incredibile. Tutti i moduli di Monks che mi consentono appunto di cambiare io le impostazioni anche ai giocatori, piccoli dettagli che vengono fatti, le hotbar, ad esempio io da qui vi faccio vedere, riesco a mettere in questa maniera, grazie a questo modulo, posso mettere effetti sonori, cioè delle playlist che mi vengono direttamente messe qua, che io ci clicco sopra e parte la musica, così come effetti visivi, come transizioni, mi cambiano la scena, eccetera, eccetera, direttamente da qua sotto. Così come mi può cambiare anche la visualizzazione delle mappe, di tutto ciò che viene messo, attivarle, far vedere una posizione diretta piuttosto che un'altra, una situazione per scrivere i muri, mettere i muri direttamente a mano, e Quick Combat che mi consente di mettere musiche che partono automaticamente anche per scena nel momento in cui parte una fight. Insomma, ragazzi, e poi Token Action HUD Core e HUD D&D 5E che mi consente per l'appunto di avere una visualizzazione di tutto quello che voglio qui sopra pronta, in modo tale che non devo aprire ogni volta la scheda, cercare il privilegio, l'incantesimo, no, io clicco su un token, qualunque esso sia, e ecco l'inventario, boom, fatto, ce l'ho lì, pronto. Insomma, volevo farvi vedere un attimino quelli che erano i moduli che utilizzavo e vi ho fatto una piccola anteprima dove io faccio vedere solo la parte del combattimento quanto può essere veloce. Ovviamente mi sono soffermato, ma io posso andare molto più veloce di come ho fatto se mi concentrassi soltanto a fare le fight. Quindi, questo video è per dirvi che la serie continuerà, la serie adesso riprenderà da la fase iniziale, l'acquisto, l'installazione, l'apertura delle porte, l'invito degli altri, e poi faremo come si crea la mappa, come si crea un PG, come si crea questo, si crea quest'altro, bla bla bla, ok? E poi tutti i moduli che io tendo a consigliare da installare, eccetera eccetera. Quindi la serie su Foundry finalmente può riprendere, può continuare, e non vedo l'ora di arrivare a far vedere passo passo tutte le figate che riesco a fare io con questo meraviglioso software. Quindi iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, chiedetemi cosa volete sapere, una guida sulla visione, una guida sull'illuminazione, una guida sui fit rispetto ai metri, una guida su tutto, anche per volete streamarlo, io lì davvero posso aiutarvi su queste cose qua, perché ormai mi sto concentrando soltanto su questo. Quindi ragazzi, fatemi sapere, saluti e frecce, e ci vediamo al prossimo video qui su Wikiroll.